Ingegner Bertocchi, che settimane, che giorni sono per voi questi? Adesso in questo momento sono giorni di chiusura, però sono giorni in cui stiamo studiando per capire un po' come affrontare questo, come affrontare la ripartenza, il futuro e tutto quanto. Quindi non siamo fermi, siamo in fase di studio, stiamo cercando di rimanere comunque in contatto con i clienti, in modo da poter fare dei preventivi online, essere al servizio loro, comunque deve essere sempre disponibile, insomma, per continuare a far sentire la nostra presenza. Ecco, quindi la vostra attività, diciamo, il punto vendita è chiuso al pubblico necessariamente per le direttive del decreto del governo, almeno finora, ma che modalità avete attivato, come diceva, per comunque stare vicini ai vostri clienti? In questo momento abbiamo attivato delle consulenze online, cioè abbiamo chiesto ai clienti che sono interessati, che hanno necessità di arredare casa, se vogliono ci possono mandare per mail una planimetria dei loro ambienti, noi li contattiamo telefonicamente con una breve intervista in cui gli chiediamo un po' cerchiamo di capire le loro esigenze, i loro gusti, il loro budget di spesa eventualmente, e poi gli forniamo un preventivo, sempre tramite canale online, con delle immagini relative all'ambiente che hanno chiesto. Poi se una persona dall'altra parte è una persona che magari è attrezzata perché fa smart working con applicazioni tipo Zoom, Skype e cose di questo genere, possiamo anche creare delle videoconferenze dove condividiamo lo schermo e possiamo fargli vedere meglio il progetto che è stato pensato per il loro ambiente. Quindi dipende anche dalle attrezzature che ha il cliente dall'altra parte. Ecco, di fronte alle difficoltà che ovviamente questa tragedia ha messo davanti, insomma, a tutti noi, ci sono elementi, non so, possiamo dire positivi o comunque innovativi ai quali state lavorando, come quelli che mi ha elencato e che magari, non so, in una seconda fase penserete di sviluppare ulteriormente? C'è qualcosa di positivo che tutta questa difficoltà vi sta lasciando in questi giorni, anche a livello di nuove idee, novità per il futuro? Ah, sì, sicuramente. Allora, l'aspetto tecnologico è una cosa che penso che porteremo avanti nel futuro, perché comunque penso che poter avere contatti anche a distanza sia una cosa che può far comodo a tutti, ai clienti e a noi per risparmiare tempo in spostamenti e tutto quanto. Anche le aziende stesse con cui collaboriamo, i brand con cui collaboriamo, si sono attivate, molte avevano già il software di presentazione, chi non l'aveva l'ha implementato. Ci stanno facendo dei corsi online anche loro per cercare di apprendere meglio questi strumenti. Poi stanno nascendo anche delle forme di finanziamento diverse. Alcune aziende, forse per andare incontro a quello che potrebbe essere la ripartenza, quindi un domani che magari le persone avranno un po' problemi di liquidità, si stanno attivando con delle partnership con varie aziende di finanziamenti per creare questi pagamenti un po' più lunghi, con magari dei preammortamenti. E poi sicuramente c'è da ragionare anche sul futuro dell'abitare, perché il fatto che tutti stiamo abitando in casa, in situazioni che non eravamo abituati prima, con lo smart working, i figli in casa che studiano, fare attività fisica in casa, stiamo anche pensando a quelli che potrebbero essere proposte di arredo diverse per il futuro, per cercare di andare incontro a queste esigenze, rispetto un po' si è cambiato il modo di stare in casa. Quindi stiamo pensando, non so, a dei mobili d'ingresso con delle zone dove poter tenere dei prodotti per la sanificazione, dove depositare le scarpe, magari appendiati con lampade a raggi UV, dove poter mettere dei vestiti per fare la loro disinfezione. Oppure noi trattiamo anche degli arredi trasformabili, potrebbero essere molto comodi perché all'interno della stessa stanza posso crearmi la zona studio, che poi scompare e diventa letto, che sul corso nel soggiorno ci possono essere dei scrittori scomparsi, in modo che la casa diventi multifunzione, si possono aumentare gli spazi senza andare a cambiare casa, fondamentalmente. Eh certo, ha detto proprio bene perché insomma la casa lo è sempre stato, insomma un po' il cuore della vita di ogni famiglia, ma certamente in questi giorni l'invito a stare a casa rende la casa tutto il nostro spazio, tutto il nostro tempo, almeno per gran parte delle persone che ancora in questi giorni la vivono nella totalità, insomma, della loro giornata. Quindi chi come voi è impegnato proprio per rendere le case più belle in tutto questo può trovare uno stimolo, no? Come diceva.
Sì, sicuramente, cioè l'impegno, proprio poi noi abbiamo anche la falegnameria, quindi proprio il discorso anche di poter realizzare degli arredi a misura ad hoc per ogni ambiente, con queste personalizzazioni, per noi è un po' quello che ci differenzia anche dai nostri colleghi, un po'. Possiamo creare delle cose ad hoc per ogni situazione, insomma. Di cosa c'è bisogno per un'azienda come la vostra per ripartire, quando riaprirete, di cosa avrete bisogno? Come vi immaginate quel momento, quel giorno? Ci sarebbe bisogno di certezze, nel senso che abbiamo bisogno di regole precise e scritte, non di vivere nell'incertezza. Quello è la cosa che ci preme di più, cioè sapere cosa possiamo fare, come ci dobbiamo comportare con regole chiare, in modo che non ci siano possibili interpretazioni diverse, sapere esattamente come ci dobbiamo comportare. Io mi immagino, adesso noi non siamo un negozio che abbiamo un afflusso di gente come può essere un ipermercato o una situazione di grande distribuzione, per cui il contatto con la clientela, già noi prima ricevevamo sempre su appuntamento e adesso ancora di più implementeremo questa cosa, per cui immagino che in un futuro sarà un cliente alla volta, per ogni operatore disponibile all'interno del negozio, quindi nel nostro caso due, quindi avremo basse persone all'interno dell'esposizione. Adesso ci siamo attrezzati, ad esempio, anche con un purificatore d'aria all'interno dell'ambiente che consente che trattiene anche da virus e batteri, in modo da avere comunque un ambiente più sicuro all'interno, sicuramente minimizzante. L'aspetto che vorremmo che fosse molto regolamentato è anche quello delle consegne, perché non è tanto il problema di ricevere le persone nel nostro negozio per la vendita, quanto anche quando noi andiamo in casa loro per la consegna e il montaggio degli arredi, cioè capire un po' come ci dobbiamo comportare, come si devono comportare i nostri montatori. Immagino che lavoreremo per un po' di tempo con guanti e mascherina, bisognerà chiedere al cliente di non essere nello stesso ambiente con i montatori probabilmente, quindi faccio un esempio, se stiamo montando una camera da letto immagino che il cliente dovrà essere in un altro ambiente, lasciare i locali areati e lasciare lavorare solo gli operai al suo interno, dopodiché alla fine magari faremo noi un'igienizzazione dei mobili montati, quindi, non so, pulire le superfici, cercare di andargli incontro il più possibile in modo per la sicurezza di tutti, sia dei montatori che del cliente finale. Io la ringrazio davvero molto per questo contributo, insomma speriamo davvero in una fase 2 che arrivi presto per tutti noi, che la casa sia il centro delle nostre vite, ma che non ci sia insomma l'obbligo di doverci necessariamente passare tutto il nostro tempo, no? esatto, assolutamente, dobbiamo poter tornare a uscire presto, bene. Un po' all'aperto. Bene, davvero in bocca al lupo per la sua attività, allora. Grazie mille.